Oh!
suo nome era Bona. Basterebbe levarti con il violino per farti diventare una signora. Ah, questo sì, Gloria, anche qui sono fine. Ma che diranno, suore? Oh, ne hanno a dire che vogliono. Che potrò rimanere sempre zitello. Ma lei le ha ancora mantenute da suoi? Ma perché non posso lavorare? Perché la guerra l'ha lasciato l'esaurimento nervoso. Poi, perché devo lavorare io se lavorano tutti? E ci sa, come ti ci impiega? Mario che fa? Il contabile, il direttore, il responsabile, l'ufficio acquisto. E fa un mio saluto. Io, e che farei? Il mio lavoro e sarebbe sprecato. Anzi, ma fatigherebbe nulla. Sicché, nulla per nulla, non fa nulla. Non ti pare? Ma che tu continui a fare che ti ha fatto finora? Quanto tu guadagni? 150.000 per la tredicesima e le ferie. A me la mamma mi dà 30.000 lire la settimana. Mangiare si mangia in casa, la macchina la ci si fa regalare per le nozze, la cameriera la c'è. E la cameriera? Non tu sei bella. Meglio di così si muore. Ma crede? E credo, ma ne so sicuro. Dimmi di sì, Giuliettina. Dimmi di sì! So se faccio bene! Ma tu fai benissimo! Un ti piaccio forse? Piacere! E non mi piace! E allora perché tu mi resisti, bamboccione? Fidanzata? O con chi? Con un capo di vigile di fuoco. Con un pompiere? Sì, fidanzata da 2 anni! E tu ti sfidanzi? Via, o che vuoi mettere un pompiere per me? Anche per la posizione. Io non fo nulla dalla mattina alla sera. Ma come fo? A dire non lo voglio più. Io ho paura. E tu lo mandi da me e ci penso io a metterla al posto. Che carità, che comprometti. Io non mi fa paura, sa. Io non ho paura di nessuno. Di me poi un tullamavu.